È arrivata questa mattina alle 8 nella caserma dei carabinieri di Urbino accompagnata da alcuni parenti. Ambera, la ragazza macedone fidanzata di Igli Meta, l'albanese, accusato dell'omicidio di Ismaele Lulli in concorso con un connazionale, Mario Mema. Ambera, verso cui Igli provava una gelosia ossessiva, movente, dichiarato del delitto, è stata sentita in incidente probatorio durato quasi 6 ore in un contraddittorio con i due indagati. Meta e Mema sono arrivati intorno alle 11, ammanettati, a testa bassa davanti a giornalisti, fotografi e 5 operatori in attesa davanti alla caserma. Il confronto tra loro è avvenuto davanti al GIP Egidio De Leone. L'incidente probatorio invece è stato chiesto dal PM Irene Lilliu per cristallizzare la testimonianza della 19enne. La macedone ha infatti rivelato di aver ricevuto diversi SMS da Igli, reo confesso dell'omicidio. I messaggi contenevano minacce di morte dirette a Ismaele, colpevole di aver avuto un flirt con lei. Il killer le avrebbe detto che voleva ammazzare non solo Ismaele, ma anche un altro ragazzo con cui lo avrebbe tradito. Spunta quindi una seconda relazione della ragazza. Oggi, in altre stanze, Igli e Mario hanno seguito l'interrogatorio attraverso dei monitor, insieme ai loro legali e a quelli di parte civile che potevano intervenire e fare domande. Una volta terminato, la ragazza è salita sulla macchina del padre in un cortile interno ed è uscita nascosta sotto alcune coperte. Nessun faccia a faccia diretto quindi con gli albanesi. Secondo quanto si è appreso, il racconto della 19enne ha convinto il GIP e il PM del fatto che lei non era consapevole delle intenzioni di Igli di uccidere Ismaele. Dal suo cellulare sarebbe partito l'SMS che ha attirato lo studente di Sant'Angelo in Vado in una trappola e sarebbe stata lei stessa a inviarlo su richiesta di Igli, che voleva un chiarimento con Ismaele. Ambra, però, come ha ribadito oggi ai militari, non aveva alcuna idea di come sarebbe finito quel chiarimento. Per questo non sarebbe indagata, resta solo una testimone.